Buonasera, siamo di nuovo insieme, finalmente con l'audio buono, penso. La puntata della scorsa volta dove parlavo delle fotocamere dell'iPhone 11 aveva l'audio pessimo perché ho utilizzato questo Rode, che nonostante sia un Rode, è un Rode che ho comprato qualche anno fa, costava abbastanza poco. Non lo so, questo microfono certi giorni ci ha dato delle grandissime soddisfazioni a livello lavorativo, certi giorni funziona a me. Comunque oggi parliamo di rapporto qualità-prezzo, perché nonostante sia io un grande sostenitore della molta spesa per avere grande qualità, non è sempre così. Ci sono delle volte in cui tu spendi tanto e butti via i soldi. Diciamo soprattutto in momenti e con prodotti nuovi sul mercato, no? Ci sono dei momenti in cui magari escono dei nuovi prodotti, ancora il mercato non è abbastanza chiaro sulla cosa, e tu magari prendi un prodotto che costa tanto, perché comunque è tra i pochi sul mercato e non tantissimo da non potertelo permettere, e quindi poi ti trovi una sola perché tra i primi di quel tipo di prodotto è fatto male, ha tantissimi problemi. Stiamo parlando del nostro gimbal. Chi ci segue da tanto tempo sa che noi da tanto tempo utilizziamo questa cacata, perché è veramente una cacata. Per carità, ci ha permesso di lavorare tantissimo e ci ha fatto fare tante cose, perché comunque come lavoro di gimbal lo fa, però ci ha dato anche parecchi problemi, molta lentezza, perché comunque per tutti i problemi che vi elencherò veramente ci stavamo una vita solamente appresso a lui. E niente, stiamo parlando del lontano 2016, quando i gimbal erano ancora all'inizissimo. Ce n'erano, ma non tanti, cioè c'erano tipo il DJI super potente, i gimbal super potenti, ancora per la fascia medio-bassa non c'era niente. Quindi a noi serviva un gimbal di corsa per fare il film. Non abbiamo trovato granché, avevamo un certo budget, con circa 1100, se non forse anche di più, abbiamo preso questa cagata. Ci è arrivato qualche giorno prima delle riprese, qualche settimana prima delle riprese, già rotto, quindi praticamente aveva un problema sul motore, credo del rollio, e quindi non bilanciava completamente quella parte lì. E praticamente, nonostante abbiamo dovuto contattare l'assistenza, e lui era convinto che il gimbal funzionasse, cioè nel senso ci stava dando problemi anche l'assistenza perché non ci voleva cambiare il motore, poi alla fine ce l'ha cambiato, l'ha voluto spedito, l'ha cambiato, l'abbiamo montato, cercato di settare al meglio possibile, nonostante comunque non avesse un settaggio abbastanza semplice, cioè il settaggio era molto ma molto complesso per la potenza dei motori, tanto che se sull'asse delle X credo sia, quando noi impostavamo la potenza di poco girava sempre da un lato, e quando noi impostavamo la potenza di poco dall'altro lato per compensare girava sempre dall'altro lato. Alla fine tipo ci è rimasta che il gimbal ci dava sempre una leggera spinta verso sinistra che noi dovevamo compensare col joystick per riportarlo sempre a destra. Quindi vi lascio immaginare, per le riprese di un film, quanto tempo io ho dovuto perdere solamente per fare le riprese per colpa di questa compensazione, perché certe volte non mi riusciva bene, quindi il joystick che è posizionato qui, questo è il joystick, praticamente solo per colpa di questa compensazione io dovevo uscire pazzo. Queste le ho cambiate, praticamente erano le manopole dei motorini, le ho trovate dai cinesi per cambiarle. Questa è quella originale, gialla, io le ho trovate arancioni. Per farvi capire, dico 1000 euro di roba. Poi inoltre questo gimbal aveva anche tantissimi altri problemi. I motori non erano molto potenti, quindi praticamente molto spesso la telecamera partiva perché magari facevi fare un movimento particolare e questo cominciava a fare così, girava completamente su se stesso, e quindi, a parte avendo i fili tutti di fuori, guardate che schifo, si girava su se stesso, si staccavano i fili oppure si ingarbugliavano, si tiravano, c'era il rischio che si rompessero, e quindi mi sono dovuto studiare questo sistema di fascette che non permettessero al gimbal di, vedete quella fascetta lì, per non fargli fare il giro completo. E anche qui
cioè anche in questa asse qui. Praticamente lui girava tutto su se stesso, e come avete presente quel video che gira per adesso nelle pagine dei videomaker, di quello che imposta il gimbal e comincia a girare, praticamente non a quel livello, ma quasi. Era veramente una merda. Quante volte l'ho detta questa parola, che sarà sempre censurata in questo video. Ce lo siamo dovuti tenere per forza. Eravamo a giorni dalle riprese del film, non potevamo venderlo al volo e ricomprare un altro, anche perché già trovare questo è stata un'impresa a quel prezzo, che quel budget che avevamo noi. Quindi non c'è stato possibile all'epoca cambiarlo. Per anni mi sono dovuto tenere questa merda, perché si è rotto subito. Cioè, nel senso, noi abbiamo fatto circa un mese e mezzo di riprese per il film, già a metà riprese questo gimbal cominciava a essere mezzo rotto. Quindi neanche a dire ci facciamo il film e poi lo rivendiamo, non è stato possibile, perché chi se lo compra già mezzo rotto. Cioè, proprio roba strutturale, cose che abbiamo dovuto anche incollare. Ce l'hanno mandato senza valigetta, quindi noi lo dovevamo trasportare così. Nonostante tutto, ok, tipo comprare una valigetta non è che costasse tantissimo. Però, dico, col budget ridottissimo che avevamo, voi non avete idea di cosa voglia dire fare un film senza budget. Qualche volta faccio un video e ne parliamo bene di questa cosa. Proprio il budget di un film indipendente, completamente indipendente, da zero proprio, dove devi centellinare anche le 5 euro. E quindi ce lo siamo dovuti tenere. Ci sono voluti anni per compensare questa spesa sbagliata, nel senso, per rientrare in quei 1000 euro lo abbiamo dovuto utilizzare tanto, 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 e cercare di fare il più possibile a livello economico per compensare quella spesa sbagliata, perché comunque una spesa di 1100 euro, 1200 euro è comunque una spesa, non è che tu dici ok, poi te ne ricompri un altro. No, l'hai comprato, ce l'hai il gimbal, te lo fai durare finché ce l'hai lì. Adesso penso che fosse arrivato proprio all'osso, quindi proprio per tamponare abbiamo preso un nuovo gimbal, nell'attesa di prenderne uno più professionale ancora. Però, come dicevo prima, che io sono un fan della spesa alta per avere la massima resa, anche quando non me lo posso permettere, e questa volta mi sono dovuto ricredere, perché comunque ovviamente poi il mercato di questi aggeggi è andato avanti, e quindi hanno cominciato a creare dei gimbal a minor prezzo con resa migliore, maggiore, superiore, ecco. Il caso comunque di DJI, che ha fatto comunque dei gimbal di varie fasce di prezzo, ma anche questo di cui vi sto parlando, che è quello di fascia di prezzo inferiore, è allucinante come io in un giorno soltanto dall'acquisto, a distanza ovviamente di anni, mi sia trovato così bene rispetto a quella che avevo prima. Cioè, questo è il Ronin DJI S. L'ho preso meno della metà di quello, pacchetto base, quindi pacchetto non con tutto quello che c'è nel pacchetto da 600 euro, 700 euro. È veramente una cosa allucinante. Cioè, io questo gimbal lo posso utilizzare in una marea di modi, anche come testa motorizzata. Cioè, per esempio, io se lo voglio comandare a distanza e metterlo da qualche parte mentre qualcuno fa la ripresa, io lo posso fare, cosa che con quello da oltre 1000 rotti euro non ho potuto mai fare, perché comunque già con quello era difficile anche fare le riprese normali, quindi figuriamoci. Quindi da questa piccola cosa, comunque, nonostante il fatto lì siamo stati più o meno costretti a prenderlo, io mi sono reso conto di quanto una spesa corretta o sbagliata possano sbilanciare un po' le situazioni o bilanciarle. Ecco, io adesso, grazie a questo gimbal, riesco comunque a compensare tutti i problemi che mi dava questo qui, anche nei lavori stesso, no, che devo andare ad affrontare, e quindi pensare a un livello superiore. Cioè, mi posso inventare cose che magari con quello non mi potevo neanche sognare di fare. Ha i suoi vantaggi questo discorso qua: valutare bene se è il momento, se è il prodotto giusto quello che stai prendendo, se c'è di meglio a minor prezzo. Molto spesso io faccio delle grandi ricerche sull'attrezzatura, come è stato ultimamente per quanto riguarda l'attrezzatura video che devo prendere. Nonostante voglia avere il meglio possibile per avere la resa migliore possibile, perché comunque ti accomoda anche un pochettino il lavoro, no? Avere della roba che ti permette di fare cose buone. E mi sono anche dovuto ricredere un pochettino su questo. Però l'importanza di spendere bene i miei soldi, per esempio, come su questa super esperienza negativa
di questo gimbal qui, il fatto di essere tra i primi a fare una cosa non è sempre un bene, cioè, per certe cose, perché tu sperimenti su cose che ancora non sono al massimo, no? E poi spendi i tuoi pochi soldi per prendere quelle e non avrai soldi in futuro per prendere le cose migliori che usciranno. Ma comunque non ci fa niente, adesso ci aggiorniamo anche noi piano piano. E comunque c'è da dire solamente che, anche nonostante aver speso 450 euro circa, il Ronin te lo davano qui, mentre lì niente, completamente. Cioè, devo ringraziare se già avevo lo scatolo di cartone. Parlando sempre ovviamente di spese che mi sono durate nel tempo, che io non pensavo, pensavo di averle prese solo per una cosa personale, per un vezzo o per un piacere personale. Parliamo ad esempio del pacchetto Focusrite, della scheda audio, cuffie e microfono, che in questo momento sto utilizzando. Le cuffie, il microfono, questa per adesso no, perché ne ho un'altra più grande collegata al computer. Questa adesso la uso per altre cose, che ho usato per anni, anche per il film. Anzi, cioè, io nel film l'audio l'ho registrato tutto con questo pacchetto qui, perché non avevo altro, e comunque questo già ce l'avevo, inutile spendere soldi per comprare altra roba. È veramente fantastico, fantastico. Cioè, io le cose che ho potuto fare con questa scheda audio, nonostante avessi speso 300-350 euro per questo piccolo pacchetto, me lo sono ripagato sempre, sempre, sempre nel tempo. Altre spese, per esempio, a lungo termine sono i prodotti Apple, che comunque tu li compri e ti durano un sacco di tempo, sempre al massimo della potenza. Cioè, ancora il mio primo Mac non si è rotto, ce l'ho lì e lo utilizzo. La Canon, la mia Canon stesso, che devo cambiare perché comunque ormai le esigenze di mercato vogliono che io mi debba aggiornare anche sulla reflex, quindi prendere una camera nuova. Però mi è durata fino a adesso, non ho sentito la necessità di cambiarla dal punto di vista tipo la devo cambiare per forza subito. Ha fatto veramente i suoi anni, ma questi sono tutti, ecco, prodotti che esistono da tanto tempo, quindi già se tu vai a vedere uno storico di quelle cose lì, c'è il cane che abbaia, non so se si sente. Se tu vai a vedere uno storico di quei prodotti lì, sai già dove devi andare, no? Cioè, nel senso, per esempio, le memorie, io prendo SanDisk perché so che ha uno storico quella marca lì per quanto riguarda le memorie. Per i computer prendo i prodotti Apple perché, come ho spiegato in qualche video precedente, un computer Windows di 1500 euro mi è durato praticamente, cioè io non ci potevo lavorare nonostante l'avessi preso tipo da qualche giorno. Ho dovuto subito comprare il mio primo computer Apple perché comunque non ci potevo lavorare con quello lì. Su questa tipologia di cose che esistono da tanto tempo è facile andare a vedere uno storico e comprare il prodotto giusto del marchio giusto. Per quanto riguarda i gimbal, in questi anni, essendo nata da poco, la situazione si è un po' andata a stabilizzare. Ovviamente adesso il marchio più affermato da questo punto di vista, che ti dà prodotti di qualità, e sicuramente, secondo me, a mio parere, DJI. Non mi stanno pagando per questo video, l'ho pagato io il gimbal, spero che mi paghino un giorno, magari vi piace questa tipologia di video e mi manderanno prodotti. Sono qua e non lo so, lo proveremo, ancora ce l'ho da pochissimo tempo, però già mi ha dato le sue soddisfazioni. Lo posso utilizzare con il joystick della PlayStation, lo posso utilizzare con l'iPhone, lo posso utilizzare veramente in tanti modi diversi. Hai attacchi per guardare il video nello schermo, ha veramente tante cose che io ancora non ho neanche studiato al 100%. È veramente bellino, bellino veramente. Però lo testeremo. Se voi interessa un video in cui lo utilizzo in particolare, in cui vi faccio vedere tutte le potenzialità di questo arnese da filmmaker, lo faremo. Parallelamente a questo vorrei anche prendere quello per l'iPhone. Secondo me è anche un prodotto fantastico, costa pochissimo e mi permetterà di fare belle riprese con l'iPhone, per riagganciarmi al video di come fa le riprese l'iPhone 11 Pro, quindi le fotocamere di cui abbiamo parlato precedentemente per le fotografie, come vanno per i video. Non sono entrato nel tecnico adesso, perché oggi si parlava appunto di budget, tra virgolette, spesa corretta, spesa sbagliata, è giusto spendere tanti soldi, è giusto spendere pochi soldi per una cosa, quindi vi ho dato un po' delle linee guida per chi volesse appunto magari cominciare, non lo so, o non sa come scegliere le cose. Riassumendo, guarda lo storico dell'azienda, vedi su che cosa è forte, su che prodotti è forte, guarda anche cosa utilizzano magari i filmmaker più grossi, no? E cerca di mirare lì i tuoi acquisti. In descrizione trovate tutti i link dei prodotti che ho nominato, in descrizione trovate tutti i link utili che riguardano me, il mio canale, eccetera, eccetera. Se li acquistate da lì, aiutate il mio canale a andare avanti.
iscrivetevi, fate quello che volete, va, questo canale è come una piazza, fatevi un giro, trovate tante cose, ci sono, c'è gente che suona, c'è gente che parla, c'è gente che canta, c'è tanta roba, quindi fatevi una passeggiata e divertitevi. Ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere se volete un video dedicato a Ronin o ad altro riguardante fotografia, video, musica, vedete voi, ditemi voi. Ci vediamo.